Frogmas 21! Salve a tutti ragazzi, siamo al 21 dicembre, mancano pochissimi giorni e abbiamo terminato questa esperienza incredibile. Io cercherò in questo video di mettervi anche le cose che ho preparato per il progetto Top Secret. Ragazzi, è successo un casino. In pratica tutti i corrieri italiani e anche mondiali, credo ci sia una crisi assurda perché tutti stanno facendo i regali appunto tramite internet su Amazon oppure comunque sui negozi online, e il mio regalo Top Secret che deve arrivare a Roma ancora è qui. Perché ho provato a prenotarlo dal 16 dicembre e poteva arrivare benissimamente il giorno dopo con UPS, ma no, purtroppo no, non è arrivato quando doveva arrivare, quindi nel senso verranno a prenderlo domani, cioè oggi, 21, lo prenderanno oggi e dovrebbe arrivare il 22 a Roma. UPS è uno dei corrieri migliori al mondo, ho speso un botto per inviare tutto e... che ansia, veramente l'ansia di non riuscire a consegnare, perché queste persone che sono dove stanno adesso staranno lì fino a un tot di giorni, poi andranno via perché vanno a festeggiare il Natale da qualche altra parte. Ma spero che comunque, anche se arrivi dopo, ci siano dei problemi, accetteranno il mio regalo. I miei regali sono tantissimi, sono fatto un culo incredibile per poter fare questa collaborazione immensa che io sogno da una vita, ma da una vita, vi giuro, sono anni che seguo questa persona e poi mi sono affezionato a tutti i suoi amici, soprattutto alla cugina e all'amica, non vi posso dire altro. Ma se lo sapete, per favore non scrivetelo, se avete capito, se avete capito non scrivetelo qui nei commenti, ma lo vedrete sicuramente il prossimo video, perché sarà l'ultimo che faremo, perché io ho il oggi, poi ci sarà Nina, poi ci sarà di nuovo Federica che avrà un video in più a noi, poverina, quest'anno l'abbiamo battezzata per bene, e poi ci sarà l'ultimo video del 24 che vedrete appunto tutti insieme noi. Io oggi dovrei creare qualcosa a tema Disney in realtà. Che faccio? Che ansia, veramente c'ho l'ansia, non so cosa creare. Stamattina ho battezzato i miei occhietti col bulbo nero e li trovo meravigliosi, sembrano gli occhi di un demone. E lui ha una faccia carinissima, cioè veramente, prima lo stavo quasi per cestinare, devo essere sincero, però poi a un certo punto, quando gli ho messo la bocca, tutti gli altri dettaglietti, che ancora sono pochi, per il momento ci vanno tante cose ancora, una volta che gli ho messo i dettagli, scioccato, ho detto oddio, è troppo bello, mi sono innamorato. Ho fatto anche altri due occhietti col bulbo nero, ma erano troppo grandi. Magari per una prossima testa facciamo l'esperimento di metterli più grandi, però sulla stessa grandezza di testa, quindi vedremo un po' come verrà, sicuramente molto molto puccioso. Sirene mi accompagnano la vita, come potete vedere. Oggi è il turno mio del video, ma avrei dovuto fare una creazione Disney da tema, ma anche no. Aspettate, mantengo il telefono con quest'altra mano perché purtroppo sono 2-3 giorni che sto con la parte destra della spalla dietro e il collo bloccatissimo, quindi sono praticamente immobile da questo lato qui. Quindi adesso vi faccio vedere come monto un po' questa creaturina che avete visto ieri, cioè che avete visto poco fa. È un qualcosa di strano, sembra un drago alieno con questi occhi neri, ve lo faccio vedere meglio. Cioè è proprio strano, non so, perché gli ho dato una figura proprio secchissimo. Gli ho fatto già le zampe ieri e non so come, dove andrò a parare, perché non lo so, non lo so, sto facendo proprio a braccio, così come si suol dire. Adesso sto sviluppando la muscolatura delle gambe, perché questo sarà molto molto realistico rispetto agli altri draghetti, cioè proprio la muscolatura ben visibile, minuscola, tutta fatta bene, perché io adoro fare le cose fatte bene e la muscolatura è una cosa importantissima. Comunque sta anche un po' di anatomia, adesso lo sto sistemando un po', e penso che sarà di colore nero, cioè sarà proprio nero, un draghetto dark minuscolo, nero, con le sfumature grigio-bianche, qualche pigmento particolare. All'inizio doveva essere uno dei draghi miei classici che sto facendo in questo periodo, però no, ha deciso di nascere così. Thank you.
tristissima. Parlavo poco fa con Nina e stiamo guardando i video di Miniature Italia degli anni passati, perché quest'anno non ci sarà, cioè ci sarà online ma non parteciperemo per diversi motivi. Le avevo spiegato in un altro video, ma poi ho cancellato quella parte di video e te ne parlerò più avanti magari. E ho detto: guarda, facciamo due conti, eventi online ne fai tutto l'anno, restock, app, eccetera eccetera, non mi conviene spendere soldi per avere visibilità online. E vedendo i video di Miniature Italia era bellissimo, l'adrenalina, fare i video settimanali con tutte le creazioni che avreste trovato lì a Milano, con questa nuova cosa di questo nuovo virus che si sente in giro, eccetera eccetera, un po' più come si dice, diverso dal Covid, cioè, ma è il Covid un po' più potenziato ed è leggermente più contagioso, ecco, non mi veniva la parola, vabbè. Sto dormendo, come state vedendo il piccolo sta nascendo, sto impazzendo perché lo amo. Questa forma esile, secco secco, mi fa impazzire letteralmente e mi sembra vivo, mi fa un po' impressione. Non vedo l'ora poi di mettergli il ciuffo, eccetera eccetera, sarà meraviglioso, cioè mi sto innamorando e quando mi innamoro di una cosa così di solito non piace mai a nessuno. Quando invece mi dico che schifo, sì è carino, piace a tutti, è sempre così di solito, ve lo giuro, ve lo posso giurare. Quindi parlavo un po' di malinconia, di Miniature Italia, è brutto perché avevamo veramente un qualcosa, ci hanno tolto questa cosa che era bellissima. E spero che torni il prima possibile, tutto normale, non ne posso più. Per noi creativi, sapete bene, è più facile. È più facile perché passiamo il tempo a casa, le giornate scorrono tranquillamente. È più facile. Ma se rimaniamo un attimino fermi a pensare, come tanta gente che non ha una passione come noi, gente che magari sta a casa e veramente non sa cosa fare, io mi rivolgo a voi, a loro, che veramente hanno tutto il mio supporto, il mio amore, perché mi dispiace tantissimo che stiano lì e veramente, ragazzi, c'è gente che ha bisogno di un supporto psicologico. Io credo che dopo questo periodo forse andrò in analisi. In ogni caso, ho speso soldi per dei supporti, usiamoli, no? E credo che andrò in analisi. Perché? Ma non perché uno è pazzo, perché voglio proprio sfogarmi un po'. Tutti in questi mesi, oramai è un anno quasi, che accumuliamo tanto, tanta merda addosso, tanto schifo, frustrazioni. Sì, abbiamo dei successi, abbiamo delle cose, dobbiamo guardare sempre il lato bello. E io volevo dirvi una cosa, parlando di positività. Perché quando noi la mattina ci alziamo, dobbiamo ringraziare l'universo. Se avete visto il video di Federica ieri, quando io appunto scherzavo dicendo amo l'universo, amo la vita, amo tutti, è perché veramente lo penso. Anche le persone che magari mi sono venute contro, ultimamente sto facendo un po' di... che mi hanno trattato male, sto facendo un po' di lavoro su me stesso, sul perdono, sul dover vivere tranquilli, senza rimpianti, senza rancori, senza appunto pensare male di qualcuno. Mi sono rotto le scatole. Quindi sono un po' di mesi, un bel po' credo oramai, che io ogni mattina, e Nina lo sa, Federica lo sa, faccio una specie di rito, ringraziando veramente tutto. Quando mi alzo io ringrazio tutto, il sole, ringrazio la vita, ringrazio la famiglia, ringrazio gli amori, ringrazio tutto l'amore che mi date, ringrazio voi, ringrazio proprio l'universo in generale, per lanciare un messaggio di positività, per avere in... cioè, non devi farlo, non bisogna farlo perché sai che dopo ti ritorna indietro l'amore che tu doni e i ringraziamenti che fai al mondo. Lo devi fare tranquillamente, senza aspettarti nulla, però pensando sempre positivo. Ed è un messaggio questo per me che voglio dare a tutti voi. Svegliatevi la mattina e donate il vostro buon umore a chi ne ha bisogno. Donatelo ad alta voce. Svegliatevi e dicete, mamma, questa è una cosa che facevo da bambino, che fanno i bambini, dicete e dite grazie, grazie ragazzi, veramente, dite grazie a tutto,
a tutto quello che avete, a quello che non avete, senza fare quelle cose, io desidero questo, voglio questo, se faccio questo buono mi arriva, no, ringraziate il sole, ringraziate tutto, ringraziate la casa dove state, ringraziate le persone che non ci sono più e quelle che ci sono e che vi sono accanto, ringraziate anche quelle che non vi cagano, ringraziate tutto, perché se noi siamo qui, se voi siete lì, è perché avete fatto qualcosa di buono. Avete lasciato un segno a qualcuno, a una, due, tre persone, va bene lo stesso, ma lasciando un segno buono in giro per il pianeta, noi staremo bene. Quindi fate buone azioni, siamo sotto Natale, questo è l'ultimo video prima della vigilia, è stato un Natale diverso sicuramente, un Natale particolare, non siamo andati in giro come negli altri vlog, ma degli altri anni. Di solito il periodo natalizio me ne andavo a Milano, ero sempre molto così tranquillo, perché a dicembre non lavoravo nemmeno tantissimo, adesso ho riscoperto la passione per certe cose. Avrei voluto scrivere di più il libro, per esempio, non me ne faccio una colpa, però aspetto che mi arrivi l'ispirazione giusta. Sono a un buon punto, sono pari 5-6 capitoli, non mi ricordo manco più perché non scrivo da un mese, quindi adesso quando riprenderò il libro in mano dovrò rileggerlo da capo. Però è bello buttarsi in tutto ciò. Io, detto questo, vi voglio bene dal profondo del mio cuore, voglio che sia un Natale, anche se diverso, ma più intenso, è il termine giusto, più intenso. Siamo purtroppo lontani da tante persone, non vedremo tante persone, io ho la fortuna di avere parte della mia famiglia nello stesso palazzo, non so se non lo sapevate, ho parte della mia famiglia nel mio stesso palazzo e ci riusciamo a vedere ogni tanto se capita, eccetera eccetera. Quindi è diverso, mi rendo conto, però c'è gente che non può vedere nessuno perché magari l'altra parte della mia famiglia sta a Salerno e non ci vedremo a Natale, non ci vedremo per l'anno nuovo, non si sa quello che succederà. Quindi voglio, lo so che sparo i pipponi, però voglio lanciarvi un messaggio veramente forte, siate forti perché ce la faremo, andremo avanti, la mia schiena guarirà, sto malissimo e niente, questa è, ce la possiamo fare. Mi sta guardando la creazione, mi guarda con quella faccia, vi giuro che sto morendo, vi faccio vedere perché io parlo e lui sta così, ma che cazzo stai a dire? Io parlo e lui mi guarda, che vuoi? Vuoi essere completato? Va bene papino, ti completerò. Dobbiamo farti la coda, bella lunga lunga possibilmente, il ciuffo, tutti i dettagli, ancora queste sono solo bozze praticamente, i dettagli sul petto, sulla pancia, oh mio Dio, avrò almeno altre 3-4 ore di lavoro, ma ne varrà la pena. C'è anche una piccola gobbetta che mi piace, forse spunterà qualcosa da lì, chissà, chissà. Ma Freya dov'è? Che non trovo il mio gatto, non ho una gatta. Ah, sta prendendo il sole. Tra l'altro, ragazzi, non sembra nemmeno inverno, ci sono delle giornate meravigliose e sono veramente contento di questa temperatura, perché io odio il freddo. Infatti quando è inverno io mi rinchiudo in casa per prendere il meno freddo possibile, perché sennò schiena e tutto l'apparato delle mie vertebre, proprio una per una, se ne va a farsi fottere. Porca paletta. Bene, devono arrivare 3 pacchi da Amazon e ho preso un supporto per rialzare il computer in vetro, perché sotto ci andrà la cassa, so che non mi interessa, però volevo dire, un hard disk nuovo per fare un bel backup del computer, perché ce l'ho già uno da 1 tera, ma ne ho preso uno da 2 tera e così faccio un bel backup nuovo. E una cosa che mi hanno regalato i miei amici di Salerno, che non vedo da 2 mesi purtroppo, veramente una cosa assurda, mi hanno regalato un buono Amazon, io ho comprato quello che volevo e finalmente ho preso la bacchetta di Sambuco di Albus Silente della Noble Collection. Non vedo l'ora che arrivi. Se aspettate con me ve la faccio vedere tra poco, se arriva il corriere. Inoltre, ricordate il progetto Top Secret? È in quella scatola bianca lì per terra. Yes! Sto aspettando UPS. UPS, muoviti perché c'ho l'ansia. Questo pacco deve arrivare domani a Roma, il prima possibile. UPS è passato, madonna raga, che emozione! Aggiornamento del draghetto super creepy qualcosa e lo sto adorando. Ho fatto le ali, le squame in petto, ve lo faccio vedere.
Allora, le zampotte molto molto dettagliate, mancano ancora un sacco di dettagli sulla pelle in generale, ma abbiamo le squame, il petto e le corna che sto applicando adesso. Ah, una cosa importante che non ho mai fatto per i draghi così grandi, la spina dorsale dietro. È molto molto realistico come drago, mi rendo conto, magari non piace a qualcuno perché è molto molto appunto realistico, però volevo fare una cosa diversa per questa ultima creazione del 2020, scusate, per 19. Forse perché il 2020 non lo voglio vivere più, vabbè. Comunque niente, lo sto finendo e spero, adesso manca la coda, i dettagli qui sulle corna, qualche pallino di squama che spunta dall'alto in sovraimpressione e ci siamo, credo, possiamo metterlo in forno. È arrivato il pacco di Federica Francia e non so cosa ci sia dentro, a parte qualcosa che già sapevo. Che emozione! Cosa ci sarà qua dentro? Come in Francia fanno dei pacchi bellissimi alla posta. Tra l'altro quello di Federica, di Tomà e di Nina partirà dopo Natale, perché purtroppo le poste sono congestionate, piene di pacchi, e questo Federica l'ha spedito un po' di tempo fa. Oh mio Dio, Dio santo, c'è una cosa accesa. Oddio Fede, ragazzi, guarda, le lucine da mettere nei cocktail era accesa, adoro. È arrivato il pacco tutto così illuminato, bellissimo. Per i cocktail, da mettere nei cocktail, sono a prova d'acqua. Il porta popcorn. No, vabbè. È bellissimo, guardate qui, c'è la... Si mette il popcorn dentro, metti la mano e mangi. È fantastico, grazie Fede, adoro all'infinito. È Natale, è Natale. No vabbè Fede, è meravigliosa, cioè stupenda, grazie. La volevo, appena l'ho vista ho detto no vabbè, io Fede compramela, ti mando i soldi, cioè non li ha voluti ovviamente quella cattivona. Però raga, diario 2021 di Primark, di Harry Potter, la collezione si amplia. Poi non so le altre cose cos'erano. No. No, vabbè, ma è bellissimo! Fede! No, vabbè, è stupendo! Cioè, guarda la mia faccia, sono scioccato, sciocco basito. Wow! No, vabbè, amo, bellissimo, grazie! Stupendo! Cioè, questo è un photoframe, si mettono le fotografie dentro, ma sinceramente io le lascio così. Vi lascio la scritta che c'è dentro perché è meravigliosa, guardate. Questo non so cosa sia. Ah sì, questa me la ricordo, io l'ho scelta io. Questa l'ho scelta io. Oh, celebrate Mickey! Diesel and Paris, adoro, bellissimo, un'altra tazza per l'altra collezione di tazze. Poi c'è un altro pacco ancora. Questo, se voi siete matti. Che cos'è sta roba? Oddio, anzi è arrivato sono e salvo in Italia e lo distruggevo io tra poco. Una fontana d'incenso con il drago. Tu sei pazza. Tu sei pazza, è bellissima, raga. No, vabbè. La proviamo subito. No, vabbè, è bellissima. Sono scioccato all'infinito. Cioè, praticamente dovrebbe scendere il fumo dalla bocca del drago. No, vabbè, raga, sta iniziando ad uscire. E aiuto. No, vabbè, io sto per piangere. Meraviglioso. Cioè, è stupendo. Ma guardate qui la densità del fumo. Adesso dovrebbe arrivare qui, scendere giù, giusto? Muoviamo l'aria, si muove l'aria, si muove tutto. No. Cioè, assurda. Stupenda. Io non ho parole. Veramente Fede, grazie, sono troppo contento, io sono troppo fortunato, vi adoro. E non vedo l'ora che di spedire il vostro pacco, che è tutta la roba dentro la busta della Disney, sta lì. Non vedo l'ora. Però aspettiamo che arrivi con sicurezza. E sono scioccato perché non riesco a smettere di guardare sta lingua di fumo che spunta fuori dalla bocca del drago. Cioè, continua.
È bellissima. Sono uno dei ragazzi più fortunati del mondo ad avere Federica, Nina, tutti voi, anche i capelli più cessi del mondo. Sono fortunato anche a avere quello. Niente, vi volevo far vedere cosa mi è arrivato da Amazon, così capite un po'. Allora, adoro l'infinito. Questa alzatina di vetro, che è buona anche per lavorare volendo, però io la utilizzerò per questo... Oddio, ci sto pensando adesso, sarebbe stata top per lavorare in altezza senza piegarmi troppo. Devo andare a prendere un'altra. Comunque, per tenere il computer su, la cassa centrale sotto, fantastico. E poi mi è arrivato anche questo hard disk da 2 tera, che è minuscolo, cioè non pensavo che fossero... Cioè, io ce n'ho uno da 500 giga lì dietro, che o da 1 tera, non mi ricordo. Che enorme! Questo 2 tera è minuscolo, ok. La bacchetta di sambuco non è ancora arrivata e sto in fibrillazione, ve la faccio vedere nel prossimo video, se no dura troppo il tutto. Vi do l'appuntamento con Nina domani sul suo canale, ma probabilmente quella pazza multitasking, oltre a creare 8.000 creazioni, avrà fatto un video anche oggi conoscendola, una pazza. Lasciatela stare, non ci fate caso. Voi dite sempre sì, vogliatele bene, sì, Nina ha ragione, datele sempre ragione. Nina mi ammazzerà. Comunque, ci vediamo il 24 alla vigilia per gli auguri finali di questo viaggio meraviglioso. Spero che vi abbiamo fatto compagnia il giusto e di più. Ok? Grazie mille, un bacio e acchiappatevi. Ciao!